Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ludovica Massimiliani, grazie Portu, grazie Barellagio, grazie Riccardo Zillani, grazie Alecadi, grazie Leone, Gibby Gun, Splasher Rob, Lorenzo, grazie mille ragazzi, Lorenzo Grossi, il pitone di Grimbaud, Tommy, grazie mille, grazie mille. Benvenuti a tutti ragazzi in questa nuova session, in questa nuova live. Dedicata all'intrattenimento quotidiano, a tutto ciò che ne concerne. Aspetta che faccio qua un nodino un Il pochino mio carino numero, anche là. d'altra parte l'ho pubblicato, è il mio numero. Se no, Simone glielo fai dichiarare. Io dichiaro che il numero che sto per dare è il mio in live, così. Allora, fai una dichiarazione a mo' di proprio Ti avvocato. ringrazio. Ora, io, Andrea Di Pre, dichiaro che il numero che sto per dare è il mio numero personale. Ok? Posso, Probabilmente lui non è il sta mio capendo personale, è mia bene. responsabilità totale. Ok? 377-250-7934. Ok, è il mio personale, Non so ringrazio. se sicuramente lo conoscete, si chiama Jacob Sartorius. Ecco, io andavo pazza a vedere Ma perché la figa? Ma io non mi accorgo delle No, cose! vabbè, no, ma Scusami, scusami, vai avanti. Che vabbè, nacque tutto da lì, che ero esordi. ossessivo. Vabbè, ci sta, no, vabbè, Ma ma io non mi scusami. offendo. Quando è che hai visto Jody, scusa? Ah, è vero, quando è che hai visto un gioco? È al Games Week. Al Games Games Week. Week, bravo. Bravo. Mi ricordo, mi ricordo. Se la giocano Inter e Milan. Basta. Ancora. No, ma pure la Juve, guarda che adesso No, no. non perché la No, dai, dalla simpatizzo, Juve. però La Juve. la Juve è quella squadra lì che tu dici ogni volta: no, ma quest'anno, no, ma quest'anno. No, Però, dai, Manto, ma oh, gioca ma gli deve male. tornare Chiesa, gli deve tornare Green e gli deve tornare coso, Sì, è vero, Vlahovic. Anto, è anche vero però Ma Green, che raga, è devono un tornare, bollito. cioè, il prima possibile, perché qua. Ma Green è un bollito. Green è un bollito, Ma raga. Green è un bollito. Grazie. Non. Come ne sei accorto? Adesso si è mossa. Ah, boh, io non l'ho visto, quindi stavo Io guardando. sì, David. Scusa, sono guardato lì. Sotto caso, non è che volevo essere impertinente. Madonna. Ok. Sì, L'ho fatto male, comunque. sì. No, zero. Davvero? L'ho fatto più male di certo, quindi. Rosso. E ha fatto la guidata in Ah. cuffia? Va Sì, bene, abbiamo capito. Sì, cioè. no, ma no, non è che siamo alla Pepsi e parliamo della Coca-Cola, cioè voglio dire. E hanno fatto la Sì. guidata in cuffia? No. Sì, ha fatto una cosa molto simile. Che Va non è proprio cosa. bene, va bene. Oh. Miles. Sei serio, sei serio? Venga sminuita e soprattutto le sue competenze vengano messe in discussione solamente perché, oltre magari a insegnare oppure a praticare qualsiasi altra professione, lavora anche nel mondo del sex work. Quindi io sono d'accordo con Certo. te. No, ma Ed è una Sofia, posso dire liberazione una artistica. cosa? Pensavo a Valentina Nappi, un esempio No. stupendo di libertà sessuale, di Buona. intelligenza, star internazionale del sesso, Valentina Nappi. Maria Sofia, posso dire una cosa? Scusate, interrompo. Certo. No, perché volevo rispondere a quello che hai detto Solvi? prima, no? Mi assolvi o no? Ah, io ti ho già dato una risposta a questa tua domanda che mi hai fatto. Ti ho detto che hai 3 mesi di tempo per rigare dritto e io ti tengo d'occhio. E ho anche persone che ti controllano anche in Repubblica Ceca, nell'Est Europa, per cui non preoccuparti che ho occhi dappertutto. Porca vacca. Oh, porco Quindi due, stai cioè, uno in attento. due. Oh. Due. Ma in che senso? Mi chiamo Mike. Ciao Mike. Bria, il coltello. Ragazzi, sfatiamo questo mito per favore. Io non sono mai uscita di casa con un coltello. Vi prego, basta, smettetela. Non ho Che mai. poi quella sera avevi pure la borsetta di Prada, tutta quel vestitino Io carino. giuro, cioè, veramente, quando dicono certe cose non. Boh. Mi dà Giuro, dove hai preso il fastidio. cappellino, vorrei regalarlo ad una tipa. No, comunque, però, cioè, ti dico la verità, mi dispiace una cosa che
Ma non ho capito, cioè, ma scusami, qua adesso il mio pubblico mi dice, porco, mi dice fatti valere, sono cazzi miei, se bestemmio, cioè, non, cosa cazzo, non do l'ambrogio, posso dirti, ma cosa cazzo stai dicendo? Ma se, non l'ambrogio. Ma come? Non ho capito. Sto parlando. Gentili telespettatori, ben trovati dall'avvocato Andrea Di Pre. Se la vita per assurdo non fosse concepita entro le coordinate dello spazio del tempo, se la vita dispiegasse i suoi splendori in un flash immobile e definitivo, nessuno dubiterebbe che in Maria Sofia il massimo della chiarezza corrisponda al massimo dell'ambiguità. È con me, è qui con me questa divina fanciulla, giovanissima, ma che ha già addentato i problemi e la magia della vita dell'esistenza. Con noi c'è Maria Sofia. Ben trovata, Maria Sofia. Ciao, grazie mille per avermi invitata. Ciao Shanti, vorresti entrare in live? Sto per andare a dormire. Ah, cavolo, vabbè, mi dispiace. Ti vado a dormire? No, beh, ti devi... Sei in live, è quello che dici, eh? No, cioè, se io dico porco Dio adesso, scusami, se dico porco Dio, okay, io ti lascio, io non violo la legge, cioè, no, scusami, io non violo te, sono la brosa, io non violo te, Andrea. Cosa? Posso sapere? Vete! Perché però... magari la bestemmia può portare la sua sensibilità, cioè tu puoi bestemmiare quanto vuoi, ma non bestemmiare davanti al prete, l'ambrogio ovvio che sempre se la prende, cioè. Ma non è avvocato, ma se ne è anche andato, porco Dio, è certo che sei andato, ma lui l'aveva fatto la premessa che, cioè, sarebbe andato via. Guarda che la lasagna se la prende di brutto. La stai dicendo? No, ragazzi, no, la lasagna se la prende di brutto. Su sta cavolo. Ex calciatore dell'Inter, oggettifica le donne, pure no, 2004, quanti anni ha? Sono maggiorenne. Guarda, guarda, 18 anni. No, faranno una clip su sta cosa. Lo dico. Agnese, digli come difendi. Difendi. No, ti ha appena massacrato, c'è da difendere. Ma perché sei rovinato, J-Pad? J-Pad sei la vergogna di Rozzano. Ma scusa, no, ma devi, no, ma questa è pazzesca. No, qua hai superato il limite. Ma che cazzo di che è? Ma come? Cioè, ti sei avvicinato al microfono col telefono, hai fatto partire l'audio a volume altissimo e poi hai fatto così e hai sorriso. Ma che cazzo di che è? Non è una gag, volevo ascoltare il messaggio che mi ha mandato, perché non era questo il messaggio. Perché oggi stavo a mandare messaggi a caso. Cioè, la gente mi si sabbava, diceva il numero, io mandavo un messaggio. Stemmiare davanti a un prete, ma è ovvio. No, ragazzi, no. A me dispiace, cioè, io ho fatto.